Bilancio tragico questo fine settimana per Fano sul fronte delle morti in mare, che vanno così a rinfoltire la tragica statistica che ogni anno segna quanti bagnanti, per ragioni diverse, perdono la vita. In Italia, secondo dati ufficiali del Ministero della Salute, muoiono per cause accidentali in ambiente acqua oltre 380 persone. Due sciagure in due giorni. Domenica, 1 luglio, a Ponte Sasso, un tunisino di 76 anni è annegato davanti agli occhi della figlia. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte degli addetti al salvamento, che lo hanno riportato a riva prima e poi dagli addetti del 118 arrivati rapidamente sul posto. L'uomo probabilmente era stato colto da malore mentre si trovava in acqua. Il giorno prima, sabato 30 giugno, un'altra persona anziana, un uomo di 81 anni, mentre passeggiava in riva alla Sassonia assieme alla moglie, si è improvvisamente accasciato in acqua, colto anch'esso da malore. A nulla, anche qui, sono valsi i disperati tentativi degli operatori per strapparlo alla morte. Queste persone, quasi sempre, molto spesso, sono affette da pluripatologia e quindi necessitano di farmaci multipli che possono dare una serie di conseguenze. Il caldo può influenzare negativamente alcune condizioni. In particolare è necessario che si prendano precauzioni giuste per quelle persone che sono affette da cardiopatie, da broncopneumopatie, oltre alla grande fetta delle persone dementi che vanno soggette, insomma, a complicanze legate al clima eccessivo. Intanto le persone anziane, soprattutto quelli che prendono determinati farmaci, dovrebbero evitare le ore calde. Soprattutto questa è la cosa importante, e l'altro elemento assolutamente importante è quello della dieta. Evitare grandi abbuffate, quello che viene sempre detto, e un'alimentazione ricca di frutta e verdure e soprattutto l'idratazione. L'attività natatoria, brevemente, è consigliata, si può fare con precauzione? Assolutamente sì, di fronte a un rischio del caldo, allora gli anziani si tenta di tenerli confinati a casa, assolutamente no, è necessario che gli anziani facciano attività fisica per quello che è possibile secondo le proprie condizioni, è bene che camminino intanto, sempre e comunque, e la stessa attività natatoria è assolutamente consigliata per chi l'ha sempre fatta, per chi è in grado, ovviamente evitando condizioni del mare che sono proibitive.